Ciao ragazze, eccolo qua il video speciale applicazioni ciglia finte. E dunque, queste qui di ciglia sono state già utilizzate e per cui hanno già preso una forma un po' arrotondata. E quando si acquistano di solito le ciglia sono abbastanza dritte, per cui la prima cosa che si deve fare è un pochettino arrotondarle così. E poi spesso sono più lunghe e quando noi le proviamo sulle nostre ciglia naturali di solito possono dar fastidio perché la lunghezza non è giusta e quindi va un po' tagliata e va tagliata dall'interno verso l'esterno. Di solito una tacchetta così, vedete, dovrebbe essere giusta. Poi comunque fate qualche prova, meglio tagliare poco che tagliare di più perché dopo vanno gettate via altrimenti. La colla che viene utilizzata per la stesura è questo qui, Duo. Io mi trovo benissimo perché secondo me è anche la migliore di tutte quante. Il palmo della mano è fondamentale per l'applicazione delle ciglia finte. E qui ho fatto un caso che ho qualche paciughetto perché stavo facendo delle prove. Ecco, quindi la prima cosa che farò è ecco. Stendo un pochettino di colla qui sulla palma della mano. Bisogna aspettare qualche secondo, qualche minuto che si asciughe. Nel frattempo vi mostro una cosa importantissima: le pinzette per l'applicazione che nessuno vi ha fatto mai vedere, che secondo me facilita molto l'applicazione. Vedete? Sono rotonde, si trovano su internet, io le ho acquistate, io ne ho comprate anche due perché siccome prendendo ogni tanto le cose per casa, dopo non ce l'avevo. Queste qui sono importanti perché a differenza di queste qui di ciglia, vedete, di sopracciglia, di pinzette, c'è pericolo di farsi male all'occhio, logico. Invece queste qua è proprio fatto apposta. Eccolo qui, vediamo. Dunque, questa qui è la ciglia, le ciglia, eccole qui. Questa qui è la procedura che va fatta, si parte e si stende un po' di colla su tutto il bordo, questo qui, dove va applicato poi, vedete così, ecco, poi marcando un pochettino di più la punta interna e la punta esterna. Deve essere tutta bianca. Ecco qua, vedete così. A questo punto la rigiro. Spero che riuscire a truccarmi e vedermi anche allo specchio perché non è semplice, altrimenti ecco, vado piano piano ad appoggiarla sulle mie ciglia. Attenzione a non attaccarla alla palpebra perché poi dopo la palpebra tira. Spesso si sbaglia, succede e accade questo, eh? Quindi attenzione, se succede. Ecco, cosa succede adesso che con queste pinzette meravigliose le ciglia si attaccano più facilmente e subito. Vedete? Ecco qua. Poi essendoci la colla, comunque appena le appoggiate, basta appoggiarle bene, si attaccano. Vedete? La pinzetta aiuta perché si preme insieme. Questa qui di colla è trasparente, per cui fra un po' non si vedrà più. A volte ci sono delle piccole correzioni da fare. Soprattutto i bordi interni ed esterni sono quelli un pochettino che ci vuole un attimino di più. Per vedere se sono attaccate bene, o comunque per confermare la tenuta delle ciglia, io faccio sempre questo procedimento. Tiro in su un pochettino le ciglia in modo che vado ad appiccicare bene aderite. Vedete? Se eventualmente qualche bordino esterno o interno ha qualche problemino o ancora di adesione, si prende uno di questi cotofioc, si prende un pochettino di colla così e si va a pulire dove c'è il bordo che ancora non è ben attaccato, si mette un pochettino la puntina di colla e si fa di nuovo la procedura con la pinzetta così, in modo che si attacca così, vedete? Tac, tac. E ecco le ciglia applicate.
vedete? Per sapere se l'abbiamo applicata bene non deve dar fastidio, come se non ce l'avessimo. Infatti io adesso non me la sento neanche. Logico che, guardate che l'occhio come lo rende più aperto, più voluminoso rispetto a un mascara normale. Dopo c'è il problema che quando si è abituate ad avere le ciglia finte, dopo non ci si trova più a non averle. Per quanto riguarda la pulizia delle ciglia, allora io utilizzo per toglierle una salvettina di queste struccanti, proprio quelle lì, magari un pochettino più oleosa, e vado piano piano a strusciare le palpebre lì al bordo con la salvettina. Poi ci sono diversi sistemi, con delicatezza, e siccome comunque la colla sì c'è, però non è che è attaccata tipo attacca. Piano piano si comincia a staccare, anche perché queste sono proprio salvettine apposta struccanti per gli occhi, per cui va subito, si elimina subito. E quando si toglie la ciglia, praticamente sopra queste ciglia qui ci sta nel bordino dove l'abbiamo applicata la colla, quindi con la pinzetta la andiamo a rimuovere, verrà via tutto un filettino di colla e quello lì è già lì di nuovo appena pulito. Ecco, poi magari fate un pochettino così con una salviettina, le pulite bene e le rimettete dentro alla confezione originale, Le potete utilizzare diverse volte se siete brave, che le tenete bene, le applicate parecchie volte. Non mettetele sparse per casa, perché poi, a parte che si perdono, però devono rimanere nella loro confezione originale. Vedete? Potete fare gli occhi dolci a tutti quanti. Spero che vi sia stato di utilizzo. Mi raccomando, utilizzate le pinzette che vi ho fatto vedere io. Tutte le informazioni sotto al video. Ciao, baci!